Buonasera, da pochi minuti si è conclusa, buonasera innanzitutto al Palavante di Opera, da pochi minuti si è conclusa la partita fra Delta Line Opera e Gallarate, era un recupero ancora di una giornata d'andata. Buonasera Coach Arosio. Buonasera. Allora dunque, partita dominata direi da voi per tre quarti di partita, nell'ultimo quarto probabilmente grazie anche a una maggiore intensità in difesa della squadra di Opera qualcosa è cambiato. Ma devo dire, sicuramente devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché comunque l'atteggiamento con cui abbiamo affrontato questa partita è stato sicuramente un atteggiamento molto molto positivo, soprattutto l'approccio iniziale che è sempre stato dall'inizio dell'anno un po' il nostro difetto, devo dire che oggi è stato comunque importante perché comunque ci ha permesso di dare l'atteggiamento giusto e quindi di dare un via giusto a come volevamo noi interpretare la partita. Sicuramente nel finale insomma, l'intensità di Opera è diventata sicuramente maggiore, probabilmente noi abbiamo perso un po' di lucidità, un po' di freschezza da un punto di vista anche di tiri sugli esterni e anche abbiamo insistito forse un po' troppo a cercare un po' di individualità invece che continuare a muovere la palla per cercare un po' più di coralità, cosa che quando l'abbiamo fatta siamo stati bravi a interpretarla. Poi credo che sicuramente Opera ha fatto questi due minuti in cui ha messo canestri che prima magari non aveva messo e ha dato un apporto ancora più importante a rimbalzo, secondo me dovuto un po' anche un po' di affaticamento nostro. Poi sicuramente l'intensità difensiva di Opera si è alzato, è stato anche permesso ovviamente di avere atteggiamento un pochino più aggressivo e noi abbiamo subito un pochino questa intensità maggiore, purtroppo si è ripetuto come succede spesso in tante partite che nei momenti finali perdiamo un po' di lucidità, un po' di concentrazione, soprattutto non sempre facciamo la scelta giusta nei momenti giusti e purtroppo questa cosa un po' per inesperienza, un po' non so se bene da cosa sia dovuto, purtroppo è una cosa che troppo spesso ci portiamo dietro, cosa che è accaduta anche domenica a Cislago dopo aver ripreso in quel caso la partita, abbiamo sprecato le occasioni per poter comunque dare tutto fino alla fine. Settimana prossima invece quindi coach? Ma adesso giochiamo sabato quindi contro Gambolò, ovviamente arriviamo da due partite, da due battaglie, ovviamente domenica persa di 5, oggi persa anche questa più o meno nel finale, quindi di pochi punti. Dobbiamo sicuramente ricaricare un attimo le pile il prima possibile perché è una partita per noi importantissima, dato che l'andata con Gambolò avevamo perso, quindi dobbiamo cercare sicuramente di prendere due punti in modo da allontanarci il prima possibile dalla zona bassa. Io credo che se l'atteggiamento della squadra è questo e manteniamo questo tipo di atteggiamento con un pochino più di fiducia nei momenti finali, sicuramente possiamo dire la nostra e vedere di portare a casa due punti, anche perché comunque giochiamo in casa. Però sicuramente sarà comunque una grossa battaglia perché per noi tutte non ci sono mai partite facili, tutte le partite, né con quelle della prima classe né con quelle sotto, soprattutto per come siamo strutturati. Grazie mille coach, molto gentile. Niente, figurati. Buonasera. Buonasera coach Gagliano. Buonasera, ciao. Dunque, una squadra abulica direi, distratta, perlomeno per quanto riguarda i primi tre quarti. Poi qualcosa nell'ultimo quarto è cambiato, grazie probabilmente, anzi anche a una squadra che non ha avuto non si è visto un grande collettivo, una grande voglia di lottare tutti insieme, cioè proprio a livello proprio di squadra, non si è vista questa reazione se non nell'ultimo quarto, negli ultimi minuti dove c'è stata una grandissima reazione. Sì, l'analisi è perfetta, primo tempo non giocato, lasciato in mano a un'ottima Gallarate a cui faccio i complimenti pubblicamente, gli ho detto a Pippo che secondo me meritavano loro, perché quando sai poi la pallacanestro è strana, cioè sono stati avanti 35 minuti, però è così il basket. Io sono contento per i due punti perché quelli non si buttano mai via, però per il resto meno male che è andata così, però diciamo che lo dico pubblicamente che può capitare, poi nello spogliatoio non deve più capitare perché noi dobbiamo capire che dobbiamo essere sempre intensi, nessuno ci regalerà niente in questo campionato, soprattutto adesso che giocano con la squadra che è seconda, terza in classifica, comunque è là e quindi non ci possiamo aspettare di fare delle passeggiate perché siamo là, noi ci dobbiamo guadagnare ogni partita, l'atteggiamento del primo tempo è bruttissimo,
uso questa parola per non essere, per non dire di peggio. Poi nel secondo tempo abbiamo capito come difendevano loro, abbiamo capito che dovevamo più giocarci l'uno contro uno, penetra e scarica, attaccare con meno palleggi, non tirare dopo un secondo, e quando capiamo questo poi riusciamo a portare a casa le partite in casa. Ascolta, come dicevi tu, siamo quindi, cioè la Delta Line opera, la squadra è terza in classifica. Ci vuole probabilmente qualcosa, cioè se vogliamo puntare quindi ai playoff ovviamente, ci vuole un attimino più di grinta, direi, manca qualcosa probabilmente, cioè ci vuole più intensità, più cattiveria buona, insomma. È mancata una partita, quindi non bisogna fare, credo, un caso, fra virgolette. Io mi entro sempre nella testa dei giocatori, ci provo almeno e provo a capirli in certi momenti. Stasera non ce l'ho fatta a capirli, era impensabile. Sono contento di come è andata la partita, perché stasera abbiamo visto una squadra che non ha giocato e comunque ha chiuso il primo tempo meno 9 contro un ottimo avversario e ha tirato benissimo. Quando la squadra gioca siamo andati a più 7, poi abbiamo fatto degli errori, però abbiamo rincorso per tutta la partita, quindi era anche normale poi non essere lucidi. E sono molto contento di Nicolò, davvero gli ho fatto i complimenti in spogliatoio, perché ha fatto una partita super. Credo che la chiave della partita sia stato il suo ingresso e Alberto con Cappe ci ha dato una gran mano in attacco. Però noi dobbiamo imparare, e credo che stasera, me lo auguro, usciamo da qua sì con 2 punti, ma la cosa fondamentale è uscire con l'insegnamento che ogni partita è una battaglia sportiva, ovviamente. Se capiamo questo possiamo veramente continuare il percorso, se no sarà sempre dura anche per le mie coronare poi. Ascolta, domenica? Domenica è un'altra battaglia con Casorate, all'andata abbiamo perso di 1 da loro. Partite tutti ci ricordiamo dopo un tempo supplementare all'ultimo secondo. Non è facilissimo, perché sai, giocare il mercoledì, esatto, domani riposo, insomma non è semplice, perché tutti lavoriamo e facciamo il massimo che si può. Sarà un allenamento soltanto venerdì, quindi. Sì, però io sono fiducioso, e poi i ragazzi, soprattutto nel girone di ritorno, ma comunque anche alla fine del girone di andata, le partite che contavano, vedi Cassano, Robbio, Tradate, Arcisate, Cislago, abbiamo fatto bene. Mi preoccupa un po' quando giochiamo con squadre che hanno una classifica un po' meno fortunata, però meno male, è andata così, dai, ci godiamo i 2 punti e da venerdì si ritorna in palestra. Ok, grazie mille coach. Grazie a voi, buona serata.